Ciao a tutti e a tutte. Vi è mai capitato di pensare, ma forse la differenza di orientamento sessuale potrebbe dipendere dagli ormoni, quindi forse i gay sono degli uomini che hanno degli ormoni più femminili e le lesbiche delle donne che hanno degli ormoni più maschili? Vediamo se questo ha senso, perché vediamo che comunque è una domanda sensata, è una domanda che si sono fatti anche gli scienziati. Gli scienziati hanno fatto questo ragionamento: smettiamo un attimo di pensare all'omosessualità, all'eterosessualità e pensiamo che di solito se un individuo nasce uomo, nasce anche con la attrazione per le donne, che si chiama ginefilia. Se un individuo invece nasce donna, nasce anche con l'attrazione per gli uomini, che si chiama androfilia, quasi sempre, no? Quasi sempre. Ma vuoi vedere che gli stessi fattori che ti fanno nascere uomo ti danno anche l'attrazione per le donne, gli stessi fattori che ti fanno nascere donna ti danno anche l'attrazione per gli uomini? E a questo punto allora andiamo a vedere quali sono i fattori che ti portano ad avere un sesso piuttosto che l'altro. Come lo sappiamo, quali sono questi fattori? Sono i cromosomi, per esempio. I cromosomi, le donne hanno XX e gli uomini hanno XY. Perché sono importanti? Che cosa fanno? Sulla punta del cromosoma Y c'è un gene che si chiama SRY. Il suo lavoro è quello di produrre i testicoli. Ora, che cosa fanno i testicoli? Lo sappiamo, a loro volta i testicoli hanno il lavoro di produrre il testosterone, che è un ormone. Ora, quando parliamo di ormoni, dobbiamo capire se ci stiamo riferendo agli ormoni in circolazione nel corpo adesso, oppure agli ormoni che c'erano ancora a livello prenatale e che ci hanno plasmato e formato. Allora, per quanto riguarda i primi, gli scienziati hanno provato a misurare effettivamente se i gay hanno, per esempio, meno testosterone degli eterosessuali e questa differenza non è stata trovata. Però è stata trovata nelle donne, cioè sembra che le lesbiche abbiano una quantità leggermente maggiore di questi ormoni rispetto alle donne eterosessuali. Forse però si potrebbe spiegare questa differenza, ricordando che le lesbiche sono statisticamente più alte delle donne eterosessuali, quindi hanno un peso maggiore e quindi ovviamente avranno anche una quantità maggiore di ormoni. Ma queste ipotesi non hanno avuto tanta ricerca, non hanno avuto tanto successo. Più successo invece hanno avuto le ipotesi, sugli ormoni a livello prenatale, nella cosiddetta fase organizzativa. Perché? Perché questi ormoni, come dicevo prima, ci plasmano, modificano non solo il corpo, attenzione, ma anche il cervello. Ho fatto un video sul cervello degli omosessuali e è stato dimostrato che il cervello degli omosessuali, beh, intanto è stato dimostrato che il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini. Questo fa sempre bene dirlo, forse lo sapete già, però guardate che ci sono alcuni che credono che sia identico, ecco, quindi il cervello degli uomini è diverso da quello delle donne, su questo non ci piove. Poi è stato anche dimostrato che il cervello degli omosessuali è diverso da quello degli eterosessuali, è un po' più femminile. E poi infatti anche l'ariete, cioè l'unico animale che è stato dimostrato può essere gay per tutta la vita, anche l'ariete ha una parte del cervello, cioè il nucleo sessualmente dimorfico, che è la metà di quello degli arietti maschi che si accoppiano con femmine. Ora, se questi ormoni modificano il corpo, ma modificano anche il cervello, modificano anche i comportamenti che l'individuo avrà da adulto. Così scrivono gli scienziati dell'articolo Sexual Orientation, Controversy and Science. Il rilascio testicolare di ormoni quali il testosterone agisce in tenera età, inducendo la formazione di genitali maschili, pene, scroto, eccetera, e alterando il cervello in fase di sviluppo per promuovere il comportamento sessuale maschile nell'età adulta. Ora, a noi del comportamento sessuale non ce ne frega nulla. Chi mi segue, chi segue questo canale lo sa, il comportamento è qualcosa che ci può essere, ma non ci può essere, dipende da tante cose, da quanto un individuo si sente a suo agio, dalla società in cui vive, dalla sua volontà. Quindi non dobbiamo calcolarlo. A noi ci interessa un'altra cosa, che è l'orientamento sessuale, la natura che ha un individuo, ok? Vuoi vedere allora che sia proprio un incidente qui, un'anomalia qui, che può portare un maschio ad essere omosessuale e una femmina ad essere lesbica? Allora, un gruppo di scienziati ha fatto degli esperimenti sugli animali.
Stiamo parlando di ratti, topi e furetti. È stato trovato che alterando i livelli ormonali proprio a un livello prenatale in ratti, topi e furetti, si potrà cambiare drasticamente il comportamento sessuale che avranno da adulti. Cioè, hanno proprio privato alcuni maschi a un livello precoce di testosterone e quando questi maschi sono cresciuti hanno mostrato un comportamento omosessuale. E hanno fatto la stessa cosa con le femmine, hanno aggiunto certi ormoni e hanno verificato anche lì un comportamento omosessuale. Ora, è una cosa incredibile, vale per i ratti e i furetti. È stato provato anche in moltissimi altri mammiferi di molte specie diverse che alcune modifiche ormonali influiranno sul comportamento adulto, su tanti tipi di comportamento adulto, tra cui il comportamento sessuale. Molto probabilmente questo funziona anche per l'uomo, però nell'uomo non si può fare una cosa del genere per motivi etici. L'altro gruppo di scienziati invece che cosa ha fatto? Ha studiato degli umani che avevano già di loro dei problemi ormonali, cioè delle donne alla nascita affette da CAH. Iperplasia surrenalica congenita, cioè delle donne che prima di nascere nell'utero erano esposte a un alto livello di androgeni. Queste donne nascono con i genitali un po' mascolinizzati, cioè per esempio la loro clitoride è allargata. Ora è stato verificato che queste donne cresciute si identificano più frequentemente come lesbiche. Non solo questo, pensate, ma è stato anche verificato che queste donne tendono anche ad essere gender non conforming, cioè tendono ad avere interessi, modi di fare, un aspetto fisico un po' più simile agli uomini, no? Questa è la gender non conformity. Allora, queste scoperte sono sensazionali perché confermano la teoria ormonale, secondo cui appunto è un'anomalia ormonale che produrrà un cambiamento nell'orientamento sessuale e anche la gender non conformity. Quindi ho fatto un video in cui ho spiegato che è stato dimostrato che gli omosessuali sono statisticamente più effeminati degli eterosessuali. Ecco, questa forse potrebbe essere proprio la causa. C'è però un problema che bisogna chiarire. Se le cose stessero così, cioè se effettivamente è un'anomalia ormonale quella che causa l'omosessualità negli uomini e nelle donne, cioè un difetto di testosterone produce l'omosessualità nei maschi e una sua sovrabbondanza, sempre a livello prenatale, produce invece il lesbismo nelle donne. Se le cose stessero così, allora noi dovremmo vedere che gli omosessuali hanno dei genitali un po' diversi da quelli degli eterosessuali. E questo invece non è stato provato. Nessuna ricerca dimostra che i genitali degli omosessuali sono diversi da quelli degli eterosessuali. A questo punto, però, gli scienziati hanno avanzato una spiegazione. Cioè che esistono due fasi, non una, nella differenziazione sessuale, cioè quando un feto diventa maschio o femmina. Nella prima fase si definisce il fisico maschile o femminile, quindi per esempio gli organi genitali. Nella seconda fase invece si definisce la psiche, quindi il cervello, quindi i comportamenti, l'orientamento sessuale. Ora forse la verità è questa, che gli omosessuali hanno correttamente svolto la prima fase, hanno effettivamente un fisico e degli organi genitali identici a quelli degli altri maschi e per le donne identiche a quelle delle altre femmine, ma nella seconda fase è qui che c'è stata l'anomalia. Quindi non è una questione di quanto testosterone ci sia stato, ma di quando il testosterone sia stato presente, perché se è stato un po' assente nella seconda fase o troppo presente nella seconda fase, ecco che abbiamo il cambiamento dell'orientamento sessuale. Ora, l'esistenza di queste due fasi è possibile, anzi è già stata dimostrata per alcune specie come i macachi, cioè differenti periodi sensibili nella mascolinizzazione genitale e comportamentale. In sintesi, cioè, la ricerca scientifica suggerisce che le anomalie ormonali nello sviluppo fetale in effetti influenzano il comportamento omosessuale o bisessuale, ma non lo determinano. E questo noi non lo sappiamo perché non è determinato, perché tanti individui, pur essendo omosessuali, non esprimono il comportamento omosessuale. Dipende sempre il comportamento sia da come un individuo è, ma anche dalla sua volontà, dalle sue scelte, dalle sue credenze, eccetera. L'ipotesi ormonale è confermata da altre scoperte, come per esempio la scoperta che
il rapporto tra la lunghezza dell'anulare e quello dell'indice è diverso tra donne lesbiche e donne eterosessuali. Perché le donne lesbiche hanno queste due dita più simili a come ce le hanno gli uomini. Io ritengo che questa teoria sia la più valida per spiegare questa benedetta e tanto cercata da secoli causa dell'omosessualità.